Ad oggi tutto quello che vogliamo vedere lo possiamo trovare tranquillamente in streaming, da Netflix a Disney Plus, da Prime Video a Paramount Plus e tanti altri ancora. Ma tra gli anni 80 e 90, se volevi vedere un cartone e non riuscivi a beccare le sue reti televisive, il nonno o lo zio di turno te lo registrava su videocassetta, oppure l'amabile genitore, che nel 70% dei casi era tuo padre, te la comprava insieme a qualche inserto della Repubblica o di TV Sorrisi e Canzoni e via dicendo. Ecco, la mia infanzia è stata segnata da questo, dal nonno che mi registrava i cartoni dei Looney Tunes e di Tom e Jerry, a mamma e papà che mi compravano a me e a mia sorella i volumi di Esplorando il Corpo Umano e Invenzioni Inventori. Ma a volte ci portavano delle cassette di cartoni semi sconosciuti, di cui ricordo una dove venivano inseriti un episodio di Grimmy, quello col cane che ha gli atteggiamenti simili a quelli di Garfield, e uno di Billy the Cat. Oppure urlare miau, appena combinerà. Billy the Cat è una serie animata francese prodotta nel 1996 ed è tratto dal fumetto franco-belga di Stéphane Coleman e Stephen Hildesberg. Come è accaduto in passato con la trasposizione animata di Tintin, anche qui i toni vengono un po' alleggeriti, senza però snaturare il materiale di partenza. Uno dei cambiamenti maggiori è stato fatto già nel primo episodio. Ma partiamo dal principio. La sequenza è le vicende di Billy Colà, un ragazzino che si diverte a tormentare e a fare dispetti agli animali. Un giorno, mentre tenta di fare uno scherzo a un gatto, viene colto in flagrante da un mago di nome Alikazam, che decide di trasformare Billy in un gatto come giusta punizione e, per evitare che la famiglia si preoccupi, fa assumere al suo gatto le sembianze del ragazzino. Dopo un momento di smarrimento, Billy, inseguito da un feroce cane, si rifugia in un vecchio palazzo che sta per essere abbattuto, ma precipita all'ultimo piano e viene salvato dal signor Hubert, un gatto bianco con un buon cuore che, dopo avergli dato qualche lezione di sopravvivenza, lo porta a casa sua, ovvero una vecchia Cadillac ammassata in una discarica. Billy però non accetta la sua nuova condizione e torna alla sua vecchia abitazione. Viene accolto dalla sua sorellina che, ignara, decide di tenerlo come animale domestico. Tuttavia il cane di casa non vede però di buon occhio il nuovo arrivato e Billy scaccia di nuovo nei guai, ma viene salvato nuovamente dal tempestivo intervento di Hubert. Questo dà tempo a Billy di scappare, ma il gatto bianco viene imprigionato in una gabbietta. La famiglia decide allora di chiamare la coppia animali e Billy torna indietro per salvare l'amico in difficoltà. Insieme riescono a fuggire e tornare alla Cadillac. Da quel momento in poi Billy, insieme allo scettico Hubert e altri amici, ma anche nemici che troveranno nel corso della serie, vivrà moltissime avventure semi-autoconclusive risolvendo crimini, nella speranza un giorno di ritrovare il mago autore della punizione e convincerlo a farlo tornare umano. Questo è ciò che accade soltanto nel primissimo episodio. Ma nel fumetto Billy non viene trasformato in un gatto da un mago, ma muore investito da un'auto mentre attraversa imprudentemente la strada. Nella vita ultraterrena gli viene detto che le sue possibilità di entrare in paradiso sono scarsissime, a causa delle sue birichinate, ma gli viene data una seconda possibilità. Potrà tornare sulla Terra sotto forma di gatto, conservando i suoi ricordi umani. Billy si ritrova quindi a dover sopravvivere in un mondo sconosciuto, e questa nuova vita lo cambierà, facendolo diventare più altruista e generoso. Nel complesso quindi il fumetto presenta un'atmosfera più cupa e drammatica, con avventure più intense e una trama più lineare, ma rimane in comune con la serie televisiva e il carattere umoristico dei personaggi eccentrici. Della serie furono fatti due doppiaggi, il primo appartenente all'SD cinematografica, dove il protagonista era doppiato dalla compianta Laura Latini, mentre il secondo, che fu fatto nel 2011 dalla Multimedia Network, Billy veniva doppiato da Stefano Brusa e Hubert da Franco Mannella. E ad oggi pensate a questo mi fa solo ridere per diversi motivi. Tuttavia la sigla è rimasta uguale, almeno nel testo, però preferisco molto la prima versione perché è doppiato un leggendario doppiatore come Massimiliano Alto. Quando ho rivisto mesi fa la serie ho scoperto di aver subito una specie di effetto Mandela, perché io mi ricordavo che Billy indossava sempre un cappellino rosso. In sintesi, Billy the Cat è una serie abbastanza carina. Niente di così complesso o strutturato, quindi godibile per tutti i casual viewer. Ed è anche parzialmente recuperabile visto che ci sono almeno 19 episodi che si possono trovare su YouTube. Spero di aver stuzzicato il vostro interesse e che l'andiate a recuperare. Guarda che bontà, Billy! Non avrà mica intenzione di mangiarselo, vero? Ma certo che sì, con piacere! Io non lo mangerei neanche col ketchup. Cap Rogers è il mio ruolo! No, è il mio! Il È mio! mio! È il È mio! mio!